Ciao! Allora, sono finite le feste, quindi perché no? Ed ho iniziato a provare tutti i prodotti di edizione natalizie e ovviamente, avendo la mia passione sfrenata per i prodotti mani, iniziamo con quelli. Allora, il primo che vi mostro dell'edizione natalizie, eccoci, è questa crema mani della Bottega Verde alla mela e spezie, con succo di mela ed estratto di cannella. La confezione è un 75 ml e ho segnato il prezzo che è di 12,99 € a prezzo pieno, ma io con la promozione l'ho pagata 2,99 €. Allora, prima di tutto ha un profumo di mela che è spettacolare, cioè sa proprio di mela. Poi la texture è abbastanza leggera, quindi si stende bene, si applica poco prodotto, si stende bene sulla pelle, assorbe molto velocemente e lascia le mani morbide. Quindi è adatta davvero per tutto il giorno, anche più volte al giorno. Aspettate che ve la mostro questa. E comunque è una crema che mi è piaciuta, sicuramente a prezzo promozionale, non a prezzo pieno, perché 12,99 per una crema mani da 75 ml mi sembra un pochino esagerato. Comunque, se ho le mani particolarmente secche alla sera, vado ad applicare uno strato un pochino più abbondante, le nutre davvero tanto, le idrata bene e mi è piaciuta davvero. Il profumo persiste un pochino sulla pelle, ma non tantissimo. Comunque sia, in edizione natalizia promosso. Altra crema mani che vi mostro è questa. Questa volta è del Le Rocher. Questa è sempre edizione natalizia. Questa è la mela rossa, Red Apple. Dunque, io ho quella da, eccolo qua, 30 ml, che ho segnato il prezzo 2,95. Poi c'è anche la versione da 75 ml a 3,95. Sono edizioni limitate natalizie, però ve le mostro perché con le offerte, con gli sconti, con i saldi in negozio, oppure le fine serie durante l'anno si possono trovare. Quindi, dunque, questa crema che è questa qui. Allora, cosa dire di questa crema? Intanto che ha una texture bella leggera, si stende bene sulle mani, si applica facilmente e assorbe velocemente. Ho segnato tutto, ha un buon potere idratante, detto che assorbe velocemente, va bene se di giorno oppure anche da sera, e se vogliamo, come che si dice, fare un impacco più nutriente alle mani. La confezione da 30 ml, che è piccolina, è perfetta anche da tenere in borsa, perché no? È davvero comoda. Se devo trovarci un lato negativo, il profumo è buono, però non mi ricorda la mela rossa, sicuramente non mi ricorda la mela rossa, assolutamente no. Comunque, più che l'edizione natalizia, il pack è carinissimo comunque. Più che l'edizione natalizia, per me andrebbe bene tutto l'anno perché comunque è una valida crema da tenersi a portata di mano, da regalare, è carina e quindi sì. Veniamo ora all'ultima crema mani, sempre del Le Rocher, questa è l'altra versione, è tè doré oppure golden tea, quindi tè dorato, è questa qui, sempre bellissimo il pack, è sempre un 30 ml, quindi 2,95 €, c'è la confezione da 75 ml, 3,95 €. Allora, aspettate, ok. Niente, allora, anche questa come l'altra ha una bella texture, assorbe molto velocemente, è leggera, idrata bene, è comoda da portarsi in borsa perché è piccolina, assorbe molto velocemente, va bene per tutto il giorno, tutti i giorni, applicare anche più volte al giorno, applicarne uno strato più spesso alla sera per fare un bel impacco. Cosa wow di questa crema è il profumo, cioè ha un profumo che è spaziale, che non mi ricorda tanto il tè, però è buona, è buonissima ed è super invernale per me perché è davvero una coccola, davvero mi gusta, mi è piaciuta tantissimo. E se devo riprendere una crema mani, credo che tra le due versioni sicuramente ricompro questa perché mi è piaciuta tanto, davvero tanto. Allora, queste erano tutte le creme mani natalizie che ho provato del periodo.
Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, se vi sono stata utile e mi raccomando anche, se non l'avete ancora fatto, di seguirmi su Instagram perché lì pubblico le recensioni brevi, quelle più veloci, quindi quelle che magari provo per un giorno o due e lì faccio le prime impressioni. Ecco, comunque sia, spero di essere stata utile. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!